Buonasera, buonasera a questa serata di trasmissioni di Liberi TV, benvenuti. Oggi è il 26 aprile, io sono Gianni Colaccione, cominciamo come di consueto con la virgola, l'editoriale di Liberi TV. Allora, oggi vorrei prendere spunto dall'attualità politica, come generalmente faccio, per parlare di un esponente del PD che si prevede che a breve svolgerà un ruolo importante nel panorama politico italiano e parlo di Matteo Renzi. Come sapete, con le elezioni del Presidente della Repubblica, il PD si è scontrato, o meglio, nel PD è emersa la realtà lasciata covare sotto la cenere, per usare un'espressione sull'argomento, di Franco Marini, cioè la composizione interna estremamente eterogenea, molto diversificata per cultura, per riferimenti storici, per obiettivi. E quindi correnti e gruppi di riferimento tenuti insieme finora solo dal loro ruolo di argine al PDL di Berlusconi. Il famoso anti-berlusconismo, che più volte ho citato e criticato come espediente extrapolitico per sconfiggere Berlusconi, espediente che è fallito ampiamente, a mio parere. Espediente che ha assicurato al PD la possibilità di essere alternativa negli anni di governo di Berlusconi, o meglio, semplice alternanza, semplicemente elaborando una politica anziché pro qualcosa. Per esempio, non certo pro riforme sostanziali, oserei dire radicali. Nulla di tutto ciò si è visto. Un esempio, un distillato di questa condotta, un esempio, diciamo, che possa simboleggiare un po' questa condotta, e non mi stancherò mai di citarlo, è stato il modo con cui è stata organizzata e poi condotta la partecipazione di Berlusconi alla famosa puntata di servizio pubblico in piena campagna elettorale. E quindi ben venga a questo punto il recupero dell'importanza dell'elaborazione politica riformatrice alternativa che almeno a parole, perché pur sempre di un outsider si tratta, Matteo Renzi pare voglia sposare. Matteo Renzi, che conosciamo già come sedicente rottamatore, quindi volto anche all'interno del PD a rinnovare. Non è quindi cioè non è difficile prevedere quindi che sarà un uomo importante, Matteo Renzi, per la risistemazione del PD e forse per la realizzazione di un vero partito democratico, come la semantica propria di questo termine, di questa espressione ci si aspetterebbe. In una intervista recentissima a Sky, Matteo Renzi, sollecitato dal giornalista che gli chiede addirittura un commento sulla possibilità che questa nuova coalizione di governo, che pare ormai ragionevolmente certo, appunto, vedrà PDL e PD nella maggioranza, possa corrompere l'elettorato del PD per l'evaporazione della connotazione anti-berlusconiana del PD, e quindi in pratica il pericolo che l'elettorato del PD evapori con essa, Matteo Renzi chiosa e quindi risponde in qualche modo che gli piacerebbe che si arrivasse ad un momento in cui nelle varie elezioni politiche si arrivasse appunto con una legge elettorale che permettesse di sapere da subito chi ha vinto e chi ha perso, e quindi chi governa e chi fa l'opposizione. Una legge, lui stesso ricorda, come quella dei sindaci. E lui stava accennando alla legge appunto per le elezioni dei sindaci, che è in vigore attualmente. Quella appunto che è in vigore attualmente è una legge del 1993, una legge appunto in vigore per i sindaci delle città con popolazioni superiori a 15.000 abitanti, che in realtà è un maggioritario, un sistema maggioritario, configura un sistema maggioritario a due turni, mentre per le città al di sotto, quindi per i paesi al di sotto dei 15.000 abitanti, è a un turno. E io questa legge la considero una delle migliori riforme degli ultimi 20 anni. Ebbene, quello che mi sento un pochino di sottolineare è che sarebbe bello e utile anche per la chiarezza, per dare il giusto nome alle cose,
che Matteo Renzi, nel punto, citare questo sistema elettorale che apprezza e che, ricordiamoci, è anche quello che ha portato lui a poter fare, a poter essere eletto sindaco di Firenze, ebbene, definisse bene il nome e cognome, cioè maggioritario a due turni. Una cosa, un principio applicato appunto ai sistemi elettorali, a cui, per il quale il PD già si era pronunciato, quindi per il maggioritario, in un'assemblea qualche anno fa, che poi invece purtroppo è rimasto lettera morta. E quindi il maggioritario a due turni. Una cosa su cui il partito presumibilmente dovrà prestare. Cioè Renzi, una cosa a cui dovrà prestare attenzione nel, diciamo, tentativo di rilanciare la portata e la proposta politica del PD. Peraltro, appunto, recuperando quanto lo stesso PD in questa assemblea già in qualche modo aveva pianificato come attività e poi se ne è dimenticato. Sappiamo poi invece è avvenuto il Mattarellum e poi siamo passati al Porcellum, a una legge elettorale che dà certezze diverse per due Camere e che seppur abbiano un sistema elettorale diverso, una base diversa, nel nostro ordinamento hanno però uno stesso grado e rango. Renzi commenta molto positivamente l'incarico ad Enrico Letta, ha fiducia appunto che possa realizzare le sinergie necessarie trasversali per sostenere questo governo. Bene, i migliori auguri anche da parte mia, staremo a vedere, poi vedremo, ovviamente ci stiamo mobilitando anche per poter avere Matteo Renzi su Liberi TV e potergli porle delle domande su questo e ovviamente sugli esiti diciamo di queste consultazioni di governo. Peraltro pare che, almeno stando ai resoconti giornalistici, che Enrico Letta abbia cominciato con un in qualche modo successo maggiore anche all'inizio con le consultazioni, con i primi contatti rispetto alle consultazioni che ha intrapreso Bersani. Volevo poi parlarvi anche di un'altra cosa in questa virgola, apparentemente diciamo scollegata rispetto a quello che ho detto finora, ma io ritengo che poi non sia proprio così, lo vedremo poi in chiusura perché. Mi riferisco al monologo di ieri sera tenuto da Roberto Saviano, ospite di Servizio Pubblico alla trasmissione di Santoro, quella stessa trasmissione condotta in modo diciamo proprio disastroso che vide Berlusconi ospite durante la campagna elettorale. Ecco, Roberto Saviano ieri, fin da subito, ha catapultato l'ascoltatore in un salto indietro di 25 anni, il 1988, nel Cile di Pinochet, in occasione del referendum che avrebbe dovuto in qualche modo dare una veste di legalità piena a quel regime, sorto appunto con un colpo di Stato. Roberto Saviano ha fatto riferimento ad un film del 2012, No, i giorni dell'arcobaleno, questo è il titolo, di Pablo Larraín, che ricostruisce la fase in cui si arrivò alla pronuncia referendaria, appunto in Cile. Il monologo di Saviano è stato incentrato sull'importanza della comunicazione politica, che è il tema appunto del film stesso, di come sia efficace e quindi importante rivolgersi non solo alle orecchie amiche, agli elettori del partito che si vuole promuovere, agli adepti della Chiesa che si vuole sostenere. Per fare questo ha mostrato appunto nella ricostruzione filmica in alcuni brevi piccoli video che ieri sono andati appunto in onda in servizio pubblico alcuni brevi video appunto da cui emerge che tra i sostenitori del no appunto del referendum cileno non fossero pochi quelli che non avevano compreso quanto fosse indispensabile impostare una campagna di comunicazione che andasse oltre la riproposizione delle pur gravissime colpe del dittatore per approdare a una proposta che parlasse di vita, di gioia, di speranza nel futuro e non di morte. Concetti quindi trasversali, al di là di quel recinto di questa o quella fazione politica. In questo monologo Roberto Saviano ha usato questo concetto come espediente
utile per meglio affrontare la sua annosa, che conosciamo benissimo, lotta contro le mafie che attanagliano gli esseri umani in vasti territori, in Italia, ma non solo, dove universalmente regna solo la paura e una plumbea triste cappa di paura. È un espediente comunicativo, questo, che secondo me potrebbe essere utile, sarebbe molto utile anche per la comunicazione politica, per un nuovo tipo di comunicazione politica che non sia appunto soltanto volto alla delegittimazione, all'offesa dell'avversario, e quindi con una, diciamo, chiosa di chiusura ellittica mi ricollego all'apertura, sottolineando quanto il messaggio di Saviano, che veicolava appunto l'opera cinematografica, potrebbe essere utile per la nostra misera vega politicamente italianissima, che vede i protizio e i controtizio, i berlusconiani, gli anti-berlusconiani, che non si parlano ma si delimitano, non cercano di comunicare per convincere l'altro o gli altri che la propria idea è migliore, ma si delegittimano e si offendono in un consorzio di affaristi incapaci che si divorano l'Italia, ma questa è un'altra storia e ne parleremo poi in un'altra occasione. Questo è quello che volevo dirvi oggi. Prima di passare al palinsesto, volevo ricordarvi e annunciarvi, nel caso, anzi comunicarvi, nel caso non lo sappiate, che Libri TV, a me sembra una cosa importante, ve lo voglio comunicare, ha superato le 100.000 visualizzazioni sul suo canale di YouTube. Mi sembra una cosa importante e volevo dirvela anche grazie a coloro che ci seguono, a voi che ci seguite, anche in registrata, quindi sui video che ci sono sul sito e soprattutto sul canale di YouTube. Vi ricordo ovviamente che il Libri TV è un'associazione che si sostiene da sola e che quindi è molto importante che vi iscriviate per sostenerci e per contribuire a questo lavoro che cerchiamo di fare con umiltà, ma non con modestia, e con ambizione. Ringrazio ovviamente Donato per la regia di questa serata, come appunto consueto suo compito di regista, e passo a illustrarvi il palinsesto. Allora, il palinsesto di oggi, è il seguente. Dopo lo spazio appunto che stiamo appunto alle virgole del direttore, alle 20.45 avremo lo spazio Certi Dritti, Forze Armate di Coraggio, conversazione con Simonetta Moro, presidente di Polis Aperta, associazione LGBT appartenente alle Forze Armate dell'Ordine, a cura di Riccardo Cristiano. Questo è un contributo registrato, Riccardo Cristiano dell'associazione Radicale Certi Dritti. Alle 20.10 avremo in diretta lo spazio Economia e Mercati, Open Market, a commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari a cura di Alfredo Pauciulo. Questo appunto sarà uno spazio in diretta. Alle 21.45 Voci Transnazionali, parleremo di Venezuela, sarà molto interessante perché avremo appunto gli aggiornamenti dal Venezuela, un dibattito da me moderato con Blanca Bricegno, dissidente venezuelana, amica compagna radicale indio, come io amo chiamarla, e Roberto Lovari, curatore, giornalista e curatore della rubrica di Radio Radicale l'America Latina, e conduttore anche di Brasile e Sud America. Alle 20.15 avremo in diretta la mia parte radicale, attualità politica e dintorni, conversazione con Silvana Bononcini, la condurrò anche questa io. Alle 22.45 a tavola con i libri, masturbazione, abiezione e rivoluzione, sesso solitario, storia e cultura della masturbazione, di Laker Thomas, il saggiatore editore. Queste sono le note di lettura di a cura di e a cura di Giancarlo Calciolari. Alle 23.05 Leggera Euforia torna in questa nuova, diciamo, calendarizzazione tra virgolette, ogni due settimane. Peace and Drugs, proibizionismo di classe, proibizionismo e ambiente, proibizionismo e violenza, a cura ovviamente di Claudia Sterzi, è un contributo registrato. Claudia Sterzi, segretario dell'associazione radicale antiproibizionisti. Alle 23.20 prevediamo di chiudere le trasmissioni, sempre sperando che non ci siano problemi di sorta.
Io vi ringrazio e quindi vi auguro buona serata seguendo le trasmissioni di Liberi.tv e restituisco la linea alla regia. Grazie ancora.